Quando la seconda guerra mondiale era in corso, il mio nonno aveva 19 anni. Ha combattuto dalla parte russa. Anche nella battaglia di Stalingrado ha visto tutti gli orrori della guerra, immaginabili e inimmaginabili. Ha visto la sofferenza e la morte. Questi ricordi lo perseguono per tutta la vita. Una volta, anni dopo, ha avuto un'occasione di parlare con il pilota militare. Anche lui aveva partecipato alla guerra, ma l'aveva vissuta dal bordo di un aereo. Quello che vedeva erano solo le bombe che, dopo essere lanciate, sparivano dietro le nuvole. A volte vedeva anche cerchi di fumo bianco in lontananza quando le bombe colpivano il bersaglio. Altre volte i cerchi bianchi nell'aria quando i cannoni di protezione aerea cercavano di colpire lui. Sapeva che quando lanciava quelle bombe, laggiù poteva esserci un inferno, persone che morivano, ma non le vedeva, vedeva solo i cerchi bianchi. Alla fine non aveva visto nemmeno una morte con i propri occhi, non aveva avuto ricordi terribili della guerra. Per lui tutto quanto era solo una sequenza di cerchi di fumo bianco dietro il finestrino dell'aereo. La prospettiva dalla quale vediamo le cose oggi spesso non ha niente a che fare con quello come le cose stanno veramente. Nello stesso modo identico, la nostra vita attuale è un insieme di cerchi bianchi che nascondono dietro la realtà crudele, che noi sappiamo che c'è, ma che non vediamo e spesso non vogliamo neanche vedere. Ma prima o poi scenderemo sotto le nuvole e dovremo atterrare il nostro aereo e allora vedremo le distruzioni che abbiamo causato.